Carla Ruocco, che è la Presidente della Commissione Finanze della Camera. Buonasera. Movimento 5 Stelle, buonasera, onorevole. Carlo Calenda, bentornato, leader di Siamo Europei. Carlo Cottarelli c'è sempre, sì, c'è Carlo? Perfetto, ascoltato anche Landini, ci siamo. Allora, Calenda, la prova del budino, no? Bisogna assaggiarlo. Il governo adesso è misurabile. Sì, la prova del budino poi è la vera e propria legge di bilancio. Quello che io condivido è il fatto che non c'è una visione. Cioè, per me era molto chiaro dove bisognasse investire i soldi, cioè sulla sanità, che è in una situazione emergenziale. Noi abbiamo gli italiani che spendono 32 miliardi l'anno per rivolgersi alla sanità privata perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e per tanti altri problemi che stanno diventando drammatici. La scuola, dove noi siamo agli ultimi posti in Europa, e la spinta agli investimenti. Di tutto questo non c'è traccia, nel senso che sulla sanità e la scuola si rimarrà invariati, in particolare sulla scuola ci sono tagli pregressi di 4 miliardi in 3 anni che non vengono sanati, e sulla spinta agli investimenti trovo buono il fatto che abbiano detto che Impresa 4.0, che era il piano sugli investimenti, varato, mentre invece trovo davvero una presa in giro il fondo di 50 miliardi sul Green New Deal in 15 anni, perché sono quelle robe che abbiamo sentito, di cui abbiamo sentito parlare 100 volte e che non contengono una misura pratica. Una. Carla Ruocco. Intanto questo governo ha il grande merito di aver scongiurato un aumento dell'IVA che avrebbe portato degli effetti nefasti in questo momento sull'economia, sulle imprese e sulla competitività appunto del nostro sistema economico. Quindi questo non era affatto scontato, perché a valle dell'estate più pazza della storia questo governo è riuscito in pochissimo tempo a reperire le risorse per scongiurare questo evento. Dopodiché è evidente che tutto è migliorabile, però c'è un messaggio fondamentale. 106 miliardi circa di evasione fiscale significa che in questo paese non è possibile fare una politica fiscale seria, dove si aiutino realmente le persone in difficoltà, dove le imprese trovino un sistema produttivo corretto in cui poter agire. Allora, se non si risistema e si va continuamente di condoni, perché le cose sono collegate, la pressione fiscale per chi paga le tasse aumenterà sempre. Allora, attenzione, perché ci siamo riproposti di essere molto, molto concreti. Allora, dice la Ruocco, ragazzi, di che parliamo? Bisognava trovare 23 miliardi per sanare l'IVA e poi almeno abbiamo diretto il faro del governo sull'evasione. Cioè, noi là l'andremo a cercare, cartello 9, Calenda. Questa manovra è fatta sostanzialmente tutta dai soldi per trovare l'IVA. Eccoli là, 23 miliardi, poi ci sono cose di cui parleremo, capitolo per capitolo. Allora, si poteva fare diversamente? Sì, io penso che intanto è giusto dire che il disinnesco delle clausole IVA, non ho capito quanto ne verranno spostate e quanto saranno disinnescate del tutto, ma questo lo capiremo nella legge del bilancio. Cioè, lo potremmo ritrovare nel 2021. Sì. È una cosa che hanno fatto finora tutti i governi. Assolutamente, dal 2011 diciamo. Dal 2011 tutti hanno messo le... Che adesso è stata disinnescata. No, no, attenzione. È una palla di neve che bisogna vedere se è stata disinnescata o se è stata rimandata al prossimo anno. Intanto è stata scongiurata per quest'anno. La dico, la dico diversa. E incombeva. Tutti i governi hanno spostato all'anno successivo le clausole IVA. E quest'anno? Quell'anno successivo, oltre a spostare le clausole IVA, ce ne avete aggiunti altri 10. Quest'anno bisogna vedere perché che cosa succede. Avete, scusi. Perché l'hanno fatto il loro governo. No, aspetta, 9 in conte 1. Le clausole di salvaguardia che esistono dall'epoca Tremonti. No, scusa. Addirittura sono ricominciamo così perché la matematica non è più. Però le avete aggiunte 9 miliardi di clausole? Ho detto che le clausole di salvaguardia ex se sono effetto palla di neve. Quindi sì, è evidente siamo d'accordo. Che lì si tratta di una cornice europea da ridiscutere sotto alcuni profili. Diciamo, il punto quindi è anche non confondiamo. Quanto però voi sentite vostro il conte 1. Però io quello che voglio dire è che quest'anno, per come era andata la crisi di governo, veramente c'era il serio pericolo che potessero realmente scattare. Non e lo questo è stato scongiurato. Scusi, penso... Non arriviamo Cottarelli, non che freme, lo penso, prego. È stato risolto, è stato fatto da tutti i governi in qualunque epoca. Questo disinnesco, però mi faccia finire. Così come non è un'opinione, ma un dato di fatto, l'aumento dell'anno scorso. Quello che stavo dicendo, lei cosa avrebbe fatto di diverso? Io avrei fatto una scelta politica, e la scelta politica per me era
aboliamo quota 100 e ricostruiamo il reddito di cittadinanza in modo da evitare che molti soldi vadano sprecati, i controlli della Guardia di Finanza hanno trovato il 60% dei casi irregolarità, e concentriamo quei soldi, lo ripeto, sulla salute, sul diritto alla salute, allora, che gli vediamo ora le alternative, prima scuola. Dobbiamo analizzare, questa è una scelta politica, però quello che hanno fatto prima di vedere le alternative. Allora, professor Carlo Cottarelli, la vicenda delle clausole IVA, allora, l'abbiamo chiusa e non avremo più davanti il problema IVA, o l'abbiamo solo rimandato? Allora, io vorrei chiarire una cosa. Le clausole di salvaguardia, cioè l'aumento dell'IVA, era necessario quest'anno perché l'anno precedente si erano già decisi degli aumenti di spesa con effetti nel 2020. Questo è diverso dalle clausole di salvaguardia che esistevano in passato. Quelle servivano per far scendere il deficit. Stavolta le clausole di salvaguardia sono state decise perché il governo precedente ha deciso degli aumenti di spesa con pieno effetto nel 2020. Attenzione, aspetti Cottarelli, qual è il punto? È una cosa abbastanza diversa. Pensiamo a una famiglia. La famiglia che ha fatto, aspetti Cottarelli, aspetti un secondo, che ha fatto la famiglia Stato? Non è che dice, vabbè, io faccio scattare se non trovo i soldi. Ha detto, io mi spendo i soldi delle vacanze di quest'altro anno e poi starà a quei matti che stanno nel 2019 a fare i conti, trovarli. Ecco i matti che sono. No, però... sono gli stessi che saranno lanciati la palla. Sì, okay. Va bene, conclude va Cottarelli bene e poi andiamo a Carlano. Va bene reclamare. Va bene dire siamo riusciti a trovare i 23 miliardi. Però li avete trovati perché prima il governo precedente aveva già aumentato la spesa, fa una certa differenza. Carla Ruocco. Ma che si sa molto bene che in momenti in cui di fragilità economica non si può drenare ulteriormente, ridurre gli investimenti, ridurre la spesa pubblica a disposizione delle famiglie e delle imprese. Cioè, quei soldi andavano evidente, spesi, è evidente che una manovra economica vada fatta, per cui non si può, certo, non ci si può certo appigliare al governo che in un qualche maniera ha anche, peraltro, corretto le distorsioni, per esempio, provenienti dalla legge Fornero, che tagliando in maniera assolutamente indiscriminata dalla sera alla mattina i soldi a dei poveri pensionati che stavano per andare appunto in pensione, essi sono visti rinviati la pensione a volte di 7 anni quando dovevano andarci il giorno dopo, ha creato peraltro circa 200.000 esodati, che non c'entrano che è stato niente con un quota problema. No, dover ma non calma, perché ci torniamo, lui ci deve chiarire. Quota 100 con gli esodati non ha niente a che vedere, sono state fatte numerose salvaguardie per 13 miliardi di euro, quindi non mettere insieme quota 100, che è per carità un provvedimento legittimo ma che anticipa la pensione a chi ha una pensione e chi ha un lavoro, con la questione degli esodati che si era conclusa prima. No, se la no, questione degli esodati se no non c'hai un problema. Prima, e comunque... Aspetti, Ruocco, le faccio una domanda. Allora, il punto politico, abbassiamo. Il punto politico qual è? Dice Calenda, ma voi avete fatto l'anno scorso dei regali come il reddito di cittadinanza e quota 100, poi sto semplificando perché non ho detto regali, ecco, infatti il reddito di cittadinanza funziona male, andava rivisto in qualche modo, quota 100 è una spesa enorme per gente che bene o male sta messa bene, e ora arrivate a dover recuperare denaro senza poterne più spendere e metterlo magari in capitoli molto più importanti. Un capitolo voi lo individuate, cartello 12, il cuneo fiscale. Voi dite, questo è concreto, diciamo, questo ci sarà perché è già individuato. Guardate, se nel 2020 potreste trovarvi in un'unica soluzione a luglio oppure una detrazione IRPEF mensile, 125 euro in più al mese in busta paga, che vorrebbe dire 1.500 euro lordi. Ruocco. Anche questo è un altro messaggio importante per le imprese, perché l'impresa italiana che soffre ovviamente sul mercato europeo e internazionale la competitività, deficit di competitività dovuti al fatto che circa il 50% del lordo che il datore di lavoro dà al lavoratore viene purtroppo va via tra tasse e contributi, questo significa che il governo ha deciso di investire sul reddito d'impresa facendo non soltanto da una parte pensando ai lavoratori ma anche alle competitività dell'impresa. No, secondo me c'è un errore tecnico,
il reddito, se voi date 1.500 euro in più al lavoratore, niente va all'impresa, perché va al lavoratore. Quindi non c'è la, non c'è la competitività dell'impresa. Se tu tagli il cuneo metà ai lavoratori e metà alle imprese, c'è la competitività dell'impresa. E avete fatto benissimo a farlo sui lavoratori. Dice, vanno in tasca i lavoratori che comprano. No, perché lui dice la competitività internazionale. Della... perché il cuneo fiscale, scusa, finisco. E se non mi interrompi ogni volta facciamo casino. Il cuneo fiscale lo puoi tagliare sulle imprese o sui lavoratori. Vale a dire, costa meno all'impresa darti quello stipendio o prende più lavoratore. Voi avete scelto di far prendere più lavoratore. Avete fatto bene, perché il problema dei redditi c'è. Io trovo, per esempio, che questo è un provvedimento in una misura molto piccola, perché è molto piccola, non sposterà, ma è un provvedimento importante e giusto, assolutamente. Cottarelli, ha qualche effetto? Sì, prego. Blocco veloce e poi Cottarelli. Voglio solo precisare che l'impresa e il lavoratore comunque agiscono in sinergia, no, però, cioè sì, questa contrapposizione. Sì, non ho capito, Matteo, vuoi sempre precisare, però le clausole IVA le avevate messe. Gli esodati non c'entrano quota 100 e questo non aumenta la competitività di imprese. Vabbè, perché vai lavoratori e non precisa bene però. Per quanto riguarda gli esodati ho già specificato che non va bene il taglio alla spesa agli discriminati. Cottarelli, se lei va bene il taglio alla spesa agli discriminati. Allora, due domande secche. Succederà davvero? Aspettiamo, torniamo a voi ben presto. Succederà davvero e cambia qualcosa? Io credo che sia prima di tutto importante ridurre il cuneo fiscale in Italia, che è ancora troppo alto, molto più alto che nel resto dell'Europa in media. Mi sono stupito a sentire questi numeri, 1.500 euro al mese, mi sembra, tenendo non sono al mese, tenendo conto sono che, in tutto l'anno. No, non al mese, 1.500 all'anno. È uno stipendio 1.500 in più. All'anno è comunque tanto perché... È comunque tanto perché nel documento di economia e finanza, nella NADEF, si parla di un costo di 0,15% del PIL. Ora, quello che aveva fatto Renzi con gli 80 euro, che erano 1.000 all'anno, 80 euro al mese e 1.000 all'anno, è costato per 10 milioni di persone 10 miliardi, che sono ben di più dello 0,15% del PIL, sono 0,7% del PIL. O i numeri non sono 1.500 all'anno, oppure la platea è molto più ristretta. L'impatto, se fosse la stessa platea del reddito, dell'aumento di Renzi, dovrebbero essere 20 euro. Perché gli 80 euro costeranno 10 miliardi, se questo costa 2 miliardi e mezzo dovrebbero essere... Inizia a metà anno. No, ma io sto parlando della strutturalità del provvedimento. Ed è differente la platea, non lo darete mica una volta sola, immagino. No, però si aumenta poi magari per l'anno successivo. Ma se fosse anche metà anno sarebbe la metà del provvedimento dei 1.500. C'è lo 0,15%. Perché il numero non torna. Però c'è la logica, cioè il fatto che ci sia un avvio verso determinati ragionamenti, dopodiché il governo è giovanissimo. Altro avvio, cartello 21, la lotta all'evasione. Allora, guardate, restituzione del 3% dell'IVA per gli acquisti con la moneta elettronica. Allora, io vado in pizzeria con un amico, pago 40 euro, se pago con la carta mi arrivano sul conto corrente 12 centesimi. Addirittura 475 euro per chi spende 2.500 euro l'anno con la carta di credito, una specie di mille miglia, cioè arriva il bonus, sei arrivato a 2.005, ti arriva sul conto corrente 475 euro. Calenda. Ma io avrei premesso tutto va bene pur di avere più tracciabilità, che si paghino le carte di credito. Il tema vero è quello di abbattere radicalmente i costi di transazione delle carte di credito. Mi hanno dato un numero e io non l'ho verificato, però lo voglio verificare. Quando mettemmo l'obbligo del POS, cioè della macchinetta, in tutti gli esercizi commerciali, ancorché senza sanzioni collegate, ci fu un aumento significativo dei costi di transazione di alcune carte di credito, che chiaramente stavano sfruttando quella situazione. Allora, una delle cose, lo devo verificare, quindi non me l'hanno fatto notare oggi e lo voglio verificare. Però intanto se lo gioca, diciamo. Però, lo dico come con, ti muore? No, lo dico con tutta il disclaimer, si direbbe in inglese. Però, se io dovessi dire la cosa da fare è levare i minimi all'utilizzo della carta di credito, fare a zero le transazioni più basse e tenere molto, molto più bassi i costi di intermediazione. Anche perché, Carla Ruocco, io dico... 40 euro di pizza, se pago con la carta mi danno 12 centesimi, se pago in nero me la fanno pagare 35, siamo da capo, no? Prego, Carla Ruocco. Vabbè,
Intanto anche qui il messaggio, sono perfettamente d'accordo sul discorso che risparmiando le banche sulla gestione del contante deve avvantaggiarsi assolutamente anche l'esercente e il consumatore finale. Quindi assolutamente le commissioni devono essere annullate e su questo vigileremo dal Parlamento affinché questo avvenga nei vari provvedimenti. Ma qui c'è un discorso diverso, qui si inserisce un po' intanto il concetto che di incentivare l'utilizzo della carta senza penalizzare i contanti, questo è fondamentale. E poi c'è anche una sorta di incentivo alla spesa in qualche maniera, perché magari sapendo che con 12 si può spendere, centesimi, vabbè, è logico, tutto è durissimo. Sì, però, quello no, sì, ho scusa, capito, lo so, lo so. Infatti è una battutaccia. Però la trovo, guardate. Però è il concetto. Guarda, però passa. Ti posso dire una cosa. Qui c'è un punto. Noi quest'anno siamo a zero di crescita. Prossimo anno non saremo allo 0,6, saremo intorno allo zero. Il punto per cui siamo allo zero è che si sono fermati gli investimenti. Quello che manca totalmente nella dimensione in cui si dovevano fare sono gli stimoli fiscali agli investimenti. Sia delle famiglie quando cambiano un'auto, per esempio, che è un investimento ambientale, sia le imprese quando diventano più pro-ambiente facendo un nuovo ciclo o mettono una tecnologia. Ora, questa roba qua non è stata fatta. Ma non è vero. Ed è gravissimo. Ma non è vero. E dimmi dov'è. Perché io non capisco perché avere il pregiudizio nei confronti del piano di Green Economy. Te lo racconto, ti spiego perché, No, guardatelo, scusami. No, perché di pregiudizio, io no, francamente, non voglio avere questo pregiudizio. È un governo nato praticamente due settimane fa, non capisco perché si debba dire, nonostante ci sia la forte volontà di intraprendere un piano importante di 50 miliardi di investimenti, darlo per morto, così a prescindere a priori. Quindi questo non sono proprio d'accordo. Sì, benissimo. Allora, un breve flash perché c'è una questione politica, il ruolo di Renzi, tante cose di cui parlare. Prego. Non esiste. Che ci fai con 50 miliardi? Fammi concludere un attimo. Sì, è anche un altro concetto che deve passare. C'è la volontà ferma da parte del governo di ridiscutere i criteri di spesa e di parametri europei per quanto riguarda gli investimenti produttivi e gli investimenti Questo è un capitolo eterno. Calenda, un breve flash con una domanda sulla maggioranza. Scusa. Questa discussione si va sempre sull'identità politica di questo governo, cosa, quindi no, là dobbiamo cosa, parlare. Sì, no, lo so l'identità politica, ma c'è anche la credibilità dei provvedimenti. Questi provvedimenti che dicono 50 miliardi in 15 anni, ne abbiamo fatti anche noi, ve lo ricordate, il progetto Casa Italia e tutta quella roba lì. Cosa funziona? Funziona così, che il primo anno allochi un miliardo, il secondo 3, il secondo 4, quando arrivi al quindicesimo 6 a 50. Questa roba non muove un euro. E vuoi perché la li segni ma non li spendi, diciamo. Non mi sai dire in che cosa verranno spesi. Allora, questa roba qui è fatta, è fatta per dare un titolo. Se tu avessi detto chi cambia una vettura Euro 2, Euro 3 per andare a Euro 5, Euro 6 gli do un incentivo, o chi fa un investimento nell'economia circolare gli do un superammortamento, si capirà. Allora, questo potrebbe vedersi nella manovra, immagino. Perdonate che se no ci perdiamo in discorsi tecnici. Cosa dice Calenda? Abbassiamo lo studio. Cosa dice Calenda? Torniamo alla famiglia. Questo è come quando si dice a tuo figlio non ti preoccupare che per uscire io quest'anno ti do 10.000 euro, l'anno prossimo 20.000, l'anno prossimo 30.000, poi a fine anno magari non gliel'hai dati, però sono sempre stati allocati. Allora lui dice, tu mi devi dire... Ti mando al cinema, tu c'hai 10 uscite di cinema. Prego, si dice nella manovra. Appunto, quindi questo posso significa avere domanda? Un pregiudizio. Poi guarda, tu parli con una persona che in Commissione Finanze ha fatto passare una legge, un progetto di legge semplificazioni fiscali, in cui c'era un pacchetto dell'economia circolare. E io sono... E sono stati investiti... E mannaggia che non è passata! Quanti soldi spendono? È passata di legge! Quanti soldi vanno in tasca agli italiani da questa manovra? Breve Cottarelli, perché poi voglio sapere da Calenda se gli è piaciuto Renzi o se è stato disinnescato da questa manovra. Ma quanti soldi in tasca vanno agli italiani lo si deve vedere da quant'è il deficit complessivo. Il deficit complessivo quest'anno e il prossimo anno sono più o meno uguali, 2,2% del PIL. Quindi in termini totali è niente quello che va in tasca agli italiani. Però non credo che il governo avrebbe potuto permettersi col debito che abbiamo di mettere ancora più soldi, cioè di indebitarsi ancora di più per cercare di
tagliare le tasse in deficit o aumentare la spesa in deficit. Purtroppo i vincoli sono quelli che ci vengono dettati al nord da un debito pubblico del 135% del PIL. E poi c'è la questione politica. Questa è una maggioranza composita, perché già nasceva con 5 Stelle e PD, che non si piacevano un granché, ma poi è nato dentro pure Renzi. Ora, una manovra del genere, a Italia Viva di Renzi, che bene o male guarda al mondo cui guarda anche siamo europei in qualche misura, no? Quei moderati che hanno sempre guardato al centro-sinistra, rimane senza armi, perché adesso è parte della partita che ha varato questa manovra, o si è fatto valere e ad esempio non sale l'IRA? Credo che ha fatto un po' quello che farà da qui in avanti, cioè ha fatto finta che non si volessero disinnescare le clausole IVA per dire gli abbiamo detto noi di disinnescare le clausole IVA. È un atteggiamento secondo me puerile, perché era chiaro ed è un merito di questo governo che abbia disinnescato le clausole IVA, e dopodiché rimangono le cose che io ho detto. Quindi penso che farà questo, farà il dire non avete fatto questo, si poteva fare quest'altro, si farà senza mai rompere. Questo è... A lei le è piaciuta la tenuta della maggioranza? Vi siete mossi bene? Beh, in una scacchiera democratica, se non si prende più del 50% e si vogliono raggiungere degli obiettivi come quelli che stiamo cercando di raggiungere, bisogna fare i conti anche con il resto, giustamente, del paese e delle persone elette. Si è trovata meglio a lavorare con gli economisti della Lega o con quelli del PD? Le dico la verità, su alcuni aspetti, con tutta sincerità, sul discorso fiscale non amo la strategia dei condoni, la non strategia dei condoni. Preferisco molto di più il contrasto all'evasione. Questo è un fatto importante. Questo è un fatto importante, che non si facciano condoni e che con robe stravaganti, che secondo me rivedrete tipo il bonus Befana, però secondo me è, comunque c'è il fatto di voler toccare l'evasione fiscale, questa è una cosa importante che va riconosciuta a questa manovra. Che le ha fatto il bonus Befana? Cartello 22, guardate, 475 euro per chi spende 2500 Befana, euro l'anno con carta in settori a rischio come i ristoranti, i parrucchieri, gli idraulici, i meccanici. A gennaio ti arriva sul conto corrente, il problema c'è. Bonus Befana. Non le piace? Ma che secondo me è, intanto non so come l'hanno calcolato, poi va su gente che spende un sacco di soldi, poi non lo so, però va bene. Secondo me, ripeto, se avessero levato semplicemente le commissioni, magari rifondendole, se volevano alle banche, funzionava. Chi è che fa i bonifici, Presidente Ruocco? No, però adesso... Chi è che entro il 6 gennaio manda il bonifico? Adesso capisco che nell'economia della trasmissione avete giustamente riportato, però sono comunque dei piani operativi che sono in fieri, quindi non si può ancora stabilire. Ma infatti, secondo me, non si chiamerà bonus Befana e non sarà mai fatto così. Bonus Befana, poi detto a me, insomma, adesso potrebbe... Non mi sarei mai permesso. Temo che la traduzione di infieri sia una traduzione, chi vivrà vedrà, significa in fieri in latino. Avrebbe chiamato bonus fata, se si fosse riferita a lei. Attenzione, pochi secondi e li guardiamo uno ad uno, sono 30 secondi.